Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellos Game, episodio 76 della nostra partita, quella Milano Alticcio. Tra l'altro Milano si legge davvero bene. Cioè, pensate una regione che abbia. Sarebbe bella una nazione così, no? Cioè, manca il pezzo sud, ma. Sarebbe bello. Vabbè, comunque. Siamo in guerra un po' con tutta l'Europa, come sempre. E sto registrando la seconda volta questa guerra perché non si vedeva nulla, come vi ho spiegato nello scorso episodio, però. Sta andando bene quasi come nella prima volta. Anzi, sta andando meglio per quanto riguarda le navi, perché non è riuscito a catturare quelle là. Salento, adesso dovremo distruggerli un'altra volta. Andiamo dall'altra parte. Anche senza generale va bene, tanto siamo il doppio degli uomini, loro sono messi male, eccetera. Qui va bene, non ci sono nemici di nessun tipo. Quindi direi che assediamo questa zona tranquillamente. Possiamo stare qua e abbiamo ucciso due navi, che ora qua non ha più senso stare. Andiamo a Roma. Tu dove cacchio? Fermi tutti. Fermi tutti. Perché queste navi stanno andando in giro? Cioè io gli ho detto di andare lì. Ok, adesso controlliamo questa cosa. Abbiamo preso Gerona, va bene. Tu stai facendo lo shipyard. Le navi dovrebbero arrivare qua, non so se ne sta costruendo da queste parti. Sì, le sta costruendo. Vabbè, dai, ormai sono in costruzione, non ho tempo né voglia di andare a modificarle tutte. Però spostiamo queste perlomeno qua così, nel Mediterraneo. Così abbiamo il controllo di quella zona. Qua c'è un forte, quindi possiamo anche lasciar perdere. Abbiamo preso anche Urgel, vai a Barcellona e vai nel Pirineo. Non nel Pirineo, ma sui Pirenei, ok, forse è un pochino più corretto. Ok, ce l'abbiamo fatta qua. Vai a far fuori quelli lì. Abbiamo vinto qua, abbiamo vinto qua. Niente, qua continuiamo ad assediare, poi facciamo fuori gli ultimi due. Qua ovviamente non possiamo ancora andare perché il forte ci blocca. Qua fai così. Non ci sono altre navi in costruzione. Sono in questa zona qua, ma per adesso lasciamole perdere. Quindi abbiamo perso una galera in maniera un po' stupidina, però va bene lo stesso. Andiamo ad attaccare queste, 9 navi pesanti e 8 navi pesanti, iniziano a essere tante. Vediamo un po' se scappano ancora. Dai che le becchiamo qua. O qui così, non si sa. Ok, abbiamo preso anche le montagne. Andiamo fino ad Aragona. Qua stiamo avanzando abbastanza velocemente. La cosa ovviamente è buona. Qui. Vai qua. E fai così. Così e così, tu fai così e così. Perfetto, lasciamo che sia la Polonia a fare un po' di battaglie, dai. Così ripaghi quello che hai fatto nella guerra scorsa. Non so se riusciamo a prenderli, vediamo dove stanno andando. Polonia, no, si è ripreso le truppe, quindi queste qua ora sono polacche polacche. Chissà se riusciranno a resistere, purtroppo io qua non riesco a mandare nessuno ad aiutarti. Non credo sia possibile, quindi mi spiace. Qua andiamo giù, qui ci sono questi che stanno andando da questa parte. Quindi forse siamo più veloci così. Vanno su, vanno giù. Si bloccano. Stanno andando nel mare Ionio. Allora noi avanziamo comunque qua, che dovrebbe darci un certo vantaggio. Qua stiamo vincendo tutto, non ci sono altri tizi vari. Questa battaglia potrebbe essere un attimino problematica, vediamo come va. Nel frattempo noi facciamo gli assedi che sono importanti. In Spagna stanno andando abbastanza bene. 7.000 eliminati. Allora, vorrei prendere. Non so se facciamo in tempo arrivare qui. Sono arrivati gli spagnoli. Ecco perché non c'è nessuno in Spagna. Però visto che so che non c'è nessuno in Spagna, magari posso spingere un po' di più. Da qua mi fa andare, qua no.
Sono in guerra anche con Navarra io, giusto? Allora andiamo a prenderci Navarra, che tra l'altro è nelle montagne. Quindi questi due forti sono più importanti. E qua abbiamo già fatto abbastanza assedi, anche se vorrei appunto eliminare questi. E questi qua iniziamo a tornare sulle montagne, poi vediamo se riusciamo ad aiutare i polacchi, che di sicuro ora perderanno con l'arrivo degli spagnoli. Marionio, tu ti stai andando a infilare in un posto pericoloso, amico. Bravo, bravo Brasile. Ok, qua abbiamo vinto. Fai così. Hanno devastato li hanno devastati, però non è un problema. Questo qua era l'esercito di Napoli. Sì, anche Napoli ne ha persi un bel po'. Pazienza, io ho fatto gli assedi che sono molto più importanti. Altri 3.000 uomini uccisi. Vai a Leeds. Prepariamoci a resistere sulle montagne. Allora, siamo arrivati qua dove sono le navi loro. Bravo che hai fatto blocco. Sono qua. O vado a prendere quelle di qui. Andiamo a distruggere quelle là. Questa invece come finisce? Col cacchio, qua ci sono le navi pesanti. Vale a prendere subito. Sta distruggendo la flotta napoletana, ma noi dovremmo riuscire a gabbarli. Allora, vediamo un attimo. Tu te ne vai il 18, io arrivo il 17 e vai. E vai. Allora, qua ce ne sono un bel po' tra austriaci e via discorrendo. Quindi ora noi torniamo sulle montagne, mentre qua la situazione sembra abbastanza buona. Andiamo avanti così. Ovviamente hanno perso anche qua. Un paio di sconfitte ora ce le siamo dovute prendere. Però va bene lo stesso, adesso qua dovremo vincere, andiamo a questa battaglia contro le navi pesanti spagnole. Ok, allora, 5, na 7 navi pesanti e un paio di altre navi del cavolo, non sono molto danneggiate, però un po' di danno lo stanno subendo. Vediamo se riesco a distruggerle tutte. Questo ci porterebbe ad avere un vantaggio abbastanza importante. Si sono già pronti a tornare. Assediamo qua. Io vorrei attaccarli qui. Però ci sono anche l'esercito di Braumianto che è abbastanza potente. Oh! Molto bene. Andiamo a far fuori anche questi. Però in questa battaglia utilizzeremo anche loro. Nel frattempo vediamo se le costruzioni che ho iniziato a fare l'altra volta sono finite. Yeah! Quindi ora possiamo anche fare l'upgrade delle navi. Io lo farei, ragazzi. Così, tanto abbiamo già ucciso un bel po' di navi pesanti loro, ora ne hanno solo 26. E se riesco a... Ui, queste sono uscite a caso. Vi ho letto di uscire io? Magari ho sbagliato, eh? Mi misclick. Vai che dovremmo fare qualcosa di interessante. Qua sono tre galeoni. Cacchio, spero di non perderli in maniera così idiota. No, però con quelle navi lì... Forse ce la facciamo. Anzi, fai una cosa. No, sei già sulla via di... Ok. Buono, dai, shock. Cosa serve lo shock per le navi? Non lo so. Qua pigliamo questi due. Poi cerchiamo di capire dove sono finiti i loro eserciti. Potrebbero essere che tornano qua perché non so cosa accade in Francia. Andiamo a far fuori un po' di quelle truppe lì. E qua andrei ad attaccare questi. Vediamo come gira. Un'altra nave dentro. No, credo che vinciamo senza perdere niente. 5 navi pesanti. Non credo ne perderemo nessuna. Aragona è finita. Pausa, vediamo un attimo. No, ce l'hanno riconquistato. Mi sembra abbastanza normale. Abbiamo preso anche due trasporti e abbiamo ucciso un bel po' di roba. Perfetto. Allora, uniamo tutte le barche, tutte le mie flotte, tutte quante ad Venezia, per favore. Le uniamo, vediamo se fare upgrades o meno. Questi polacchi qua non si sa cosa stiano facendo effettivamente. Lì è un po' lenta la questione. Andiamo a prenderci il forte di Valencia, però non vorrei staccare le armi, dividere le armate troppo. E così. Andiamo a distruggere questi servi. Ok,
Serbi, non servi. Non so se ci sono un generale, ma mettiamocene dentro uno buono. Qua comunque attacchiamo da quella parte. Dai, attacchiamo da questa parte e dopo veniamo qua. Perché stanno arrivando anche loro, ma non so se riusciremo a resistere. Aia, aia, aia. Allora, noi arriviamo il 20, che fra 3 giorni. No, 3 giorni resistono. Noi arriviamo, arriva l'esercito polacco e siamo a cavallo. Perfetto, dai, sta andando bene tutto sommato. Sta andando molto bene. Allora, questa qua è tutta la nostra flotta, esatto, si chiama galere, poi vabbè. Vediamo un attimo. Queste qua sono le navi aggiornate. Queste qua quelle no. Per aggiornarle tutte quanto ci metti? Serve un altro debito. Io lo faccio. Aspettiamo che si aggiornino. Ora non so se convenga dividere la flotta e far lavorare più shipyards, ma credo che in realtà non cambi nulla. L'unica cosa che ci deve essere lo shipyard qua, c'è. Quindi boom. Ora questa flotta verrà aggiornata alla grande. Vediamo un attimo a livello di navi. Ora sto costruendo 3 navi pesanti, quindi arriviamo a 15. Galere ne sto costruendo 12, quindi 88, 98. Ne facciamo altre 2. Sì, dai. Allora, perfetto. E qua, beh, 50, così siamo a posto così. Questo qua che guerra è? Alsazia, Bar? Beh, niente di grosso. Tu col portopollo non riesci a fare proprio un tubo. Possiamo buttare fuori qualcuno dalla guerra? Magari di già qualcuno, eh? No, non credo. Va bene, dai, vediamo sta battaglia come va. 1, 2, 3, siamo. Ah no, caspita, non siamo entrati. Arriviamo giusti? 0,17, 24, 2 giorni, dovremmo riuscire a farcela. Non venire di qui, ma che cavolo fai? Di qua, su. Ma perché la Polonia va dalla parte sbagliata? Ah! Di qua non ho bisogno d'aiuto. Vieni di qui. Dai, ne stiamo prendendo 1.000 ogni giorno. Dentro, dentro di qua. Napoli, dove andate? Ah! Perché non sono capaci di andare dalla parte giusta? 21%, cavolo, siamo così. Take up. No, siamo decisamente troppo in anticipo, ma non troppo ancora avanti per fare le tecnologie. Va bene, dai, qua non ci resta che aspettare che queste siano tutte riparate. Sono al 16% ora. Speriamo che arrivi qualcuno, cioè io non so più cosa fare. Vai a Leeds. Sei arrivato? Bene. Fermati, marcia forzata. Dai, che dobbiamo vincere questa battaglia, su. Polacchi, napoletani, che cacchio fate? Dove state andando? Sei in guerra con qualcun altro? No. E dai. No, niente, abbiamo perso. Ora quegli altri sono bloccati dentro. Speriamo che arrivi qualcuno. Tanto ho recuperato un po' di morale attaccando questi e poi tornate di qua. Dai, 70.000. Dove state andando? Ma per attaccare uno così? Vai. Vediamo se questo gli aiuta a venire da questa parte. Nel frattempo, mentre mi sto adirando con loro, qua come va? Va tutto bene. Qua va tutto bene, ci sono un sacco di flottiglie in giro, ma semplicemente perché stiamo finendo di creare la flotta della Muerte e qua siamo al 30%, quindi aspettiamo un attimino. No, niente, abbiamo preso una botta di morale troppo eclatante. Meglio ritirarsi da questa battaglia a questo punto.
Andiamo fino a Roma. E basta. Peccato perché se loro quando erano qua, piuttosto che andare di là, fossero venuti di qui, come mi aspettavo avrebbero fatto, avremmo vinto, eppure non è capitato. Qua ritirati, anche te, perché è troppo pericoloso star lì. Oddio, con tutti sti tizi polacchi potremmo anche riprovarci. Stai qua, va. Vedi entra la battaglia. Questa qua la vinciamo. Questa qua la vinciamo. Loro ora stanno andando dall'altra parte. Noi stiamo dalla parte vittoriosa e poi vediamo da farsi. Tutti dentro di qua. Dai che forse la vinciamo. Sì, dai. Peccato che ne abbiamo perse un po', però sono un po' di navi pesanti ora dentro il Mediterraneo, ma va bene. Stanno cadendo in trappola, dal mio punto di vista almeno. Queste qua come siamo messi? 46%. Qua non ci sono... I portoghesi sono passati in mezzo, va bene. Io continuo ad assediare la Spagna. Non me ne frega un tubo, tanto qua abbiamo il vantaggio di uomini, eccetera. Peccato che abbiamo perso qua, ovviamente. Ma siamo già a 28.000 uomini perché abbiamo il manpower per recuperarli tutti, quindi va bene. Vittoria è andata molto bene. Sapete cosa ti dico? Allora, stai qua che facciamo fuori quel forte e tu ti metti come esercito di supporto di fianco. Anzi no, stai per adesso in Trentino. Ci sono 50.000 portopollesi. Attenzione che vengono da me. Vediamo un po'. Di sicuro vengono da me. Questi qua si sono ripresi quello, pazienza. Dai che presi questi due forti andiamo direttamente a Toledo. E no, Madrid credo che sia bloccata. Ah, qua abbiamo vinto, me ne ero mica accorto. Facciamo così, anzi facciamo così. Tu vai qua e invece tu fai così così, perché se per caso... No, se per caso dovessero scappare almeno li mandiamo a seguire con l'esercito più forte. 76%, dai che manca poco. Vediamo se vengono a trovarmi. Eccoli lì. Sì, dovremmo farcela se arrivano anche gli altri, ovviamente. Sì, vinciamo. Vinta anche questa, dai. Sta andando molto bene la guerra. Siamo bloccati un po' da tutte le parti. Aspettiamo che finiscano tutte le unità. E poi possiamo sbarcare. Cioè sbarcare, tornare a dettare la nostra legge marittima, in sostanza. Rotte entrambe le mura in Spagna, bene. Tutti a Venezia. Abbiamo vinto questa battaglia, abbiamo vinto questa battaglia. Abbiamo subito, beh, poco danno ai cannoni, dai, è andata bene. Tutti lì così, per favore. Allora, tu sei l'esercito con la marcia forzata. Vieni qua. L'altro può rimanere pure lì. Ok, li abbiamo respinti. Molti andranno verso la Spagna, probabilmente. Adesso vediamo. C'è anche quella zona lì da buttare fuori dalla guerra. Ok, qua abbiamo vinto. Prendiamoci tutta la Sicilia e poi ce ne andiamo. Attenzione che hanno battuto le loro forze. Cento per cento, dai. La flotta è rinata. Andiamo a distruggere tutto, vai. Dovremmo avere anche delle navi parecchio più veloci. Ecco qua che sono tornati a casa. Attenzione perché potrebbero farci le chiappe. La cosa che mi dispiace purtroppo è che siamo entrambi sopra il 50% con le mura distrutte. Vediamo cosa fanno, se mi attaccano o meno. Mi attaccano quelle in montagna. No, hanno cambiato idea. Hanno cambiato idea. Tu mettiti nella zona più vicina dove posso recuperarti, che è lì.
Qua distruggi quello, qua spieghiamo questo forte, direi. Va bene, dobbiamo recuperare 42.000 uomini. Credo che da questa parte possiamo essere abbastanza sicuri. Voglio essere sicuro che la cosa vada bene lì, ma anche catturare le sue navi che stanno andando verso nord. Iniziamo ad andare fino alla baia di Napoli. Da lì abbiamo una certa visuale sulle cose. Dai, speriamo di essere fortunati, ragazzi, qua, perché se mi attaccano uno dei due, probabilmente devo mandare l'altro a resiste. Abbiamo perso 2.000 uomini. Sì, disease outbreak, cacchio. 40.000, quasi quasi sfondo. Ecco qua. Allora, 4 giorni. Tu arrivi il 30, che è fra 6 giorni. Qui. Dobbiamo aspettare che lui se ne vada. Il 31 ottobre. Quindi quando lui è già arrivato, tra l'altro. No, che sfiga, dai, caspita. Io ho aspettato apposta. 70% e perdiamo. Che bello. Va bene, allora reclutiamo un po' di mercenari. E ce li buttiamo dentro. Dobbiamo cercare di vincere. Non ha senso che non posso andare ad Aragona, cioè è mio e ci sono andato prima quando l'ho assediato. Vabbè, le cose della vita. No, qua perdiamo di brutto, dobbiamo rompere l'assedio. Già il primo tick è andata malissimo. Già il primo tick è andato davvero male. Io mi ritiro, però voglio un generale qua. Quindi iniziamo a spostare lui qui, che comunque non è una cosa sbagliata. No, questi qua se mi fanno lo stack wipe, ragazzi, io mi incazzo davvero, eh. 3 giorni. 1, 2, 3. Pausa. Ok, niente stack wipe, per fortuna. Da qua ce ne andiamo, perché tanto non riesco a portare rinforzi. Vai in Provence. Grazie. Qua ho bisogno di un generale. Almeno siamo un attimino più forti. Purtroppo niente, è andata di sfiga perché avremmo potuto vincere ma non ce l'abbiamo fatta. Questi qua, grazie, qui. Allora, dove sono le sue navi? Soprattutto abbiamo qua 40.000 uomini pronti al dovere. No, non passate da lui. Perché dovete utilizzare lui come ponte? Questo vi fa andare più veloci? Vabbè, utilizzatelo. E continuiamo con gli assedi. Andrei a prendermi quello. Ah, qua c'è una battaglia, bene. Qua è una di quelle cose che è andata bene perché non mi sono accorto, probabilmente sono stato attaccato io, ma loro mi hanno aiutato, anche perché non vedo più i miei uomini, quindi di sicuro mi sono tipo arreso. Oh, abbiamo preso Navarra. Bene, io direi che da qua ce ne scappiamo. Perché ora siamo davvero in una situazione critica. O stiamo in difesa sui monti, che potrebbe essere non una cattiva idea così, cioè non una così cattiva idea. Quindi ci ritiriamo. Vai sui monti. Vediamo anche questi. Quando arrivano. Vai di là. Andiamo per fuori quelle tre navi lì. Passiamo da sotto però. Voi venite ad Albalonga, che non si chiama Albalonga ma va bene lo stesso. Allora, un diplomatico libero. Cosa sto facendo innanzitutto con i miei? Migliora con Napoli va bene, migliora con la Croazia va bene. Miglioriamo le relazioni un po' con la gente che avrà problemi di ordine, di opinione dopo quello che farò in questa conferenza di pace. Ecco qua, mi stanno attaccando. Niente, cerchiamo di resistere. Siamo decisamente in svantaggio numerico, abbiamo semplicemente il vantaggio del luogo, niente di più, niente di meno. Vediamo se riusciamo a portarci anche queste truppe. No, non mi attaccano più. Questa parte come va? Qua abbiamo vinto.
Mi ha fatti fuori un bel po'. Allora, la mia idea è quella di mettermi qui. Perché così riesco a capire se vado da una delle due parti e lo inchiappetto, andando da questa parte. Ok, dai, arrivano i mercenari, li uniamo, creiamo un esercito degno circa. Prendi uno di mercantilismo o no? Certo. Ok, così siamo comunque abbastanza forti come esercito. Aspettiamo che arrivi anche quell'altro, così abbiamo il vantaggio numerico da queste parti. Qui direi che va bene. Qui direi che va bene, sì. Sono già tornati da quella parte. Non mi aspettavo un cambio di rotta così repentina, però se si infilano ancora da questa parte, perché qua possono farmi il danno maggiore con il bloccaggio, perché mi bloccano un sacco di porti, ovviamente. Marionio. Questi vogliono andare a prendere quella flotta qua napoletana. Mandiamoceli anche lui. In realtà dovrei utilizzare queste cose qua, ma non è che funzioni molto. Explorant, Parats, Intercept Enemy Fleet. Vai, proviamo a fare così. Dovrebbe essere abbastanza in grado di gestire la situazione da solo. Ok, qua non ci sono più. Vuol dire che stanno venendo qua ad attaccarmi quello. Qua io direi che torniamo indietro. Tutti gli assedi li abbiamo fatti. Peccato che Valencia non sia andata molto bene. Ok, ritorna qua. 40.000. Prepariamoci che ne abbiamo 120.000 in questa zona. Ora vogliamo fare un bel panino con gli spagnoli e tutti i loro amici. 20%, dai che sta andando bene la guerra. Vado ad attaccare quelli. Qua avanza Linguadoca Delfinato. Cerchiamo di tenerli in Francia. Stanno arrivando anche loro. Tutti dentro. Ok, questa qua dovremmo riuscire a fare stack wipe. Quindi tutti fermi qua. Perfetto. Aha! Funziona! Sei riuscito a prenderlo. Bravo! Allora, facciamo che ti unisci anche te alla festa. Ora, come facciamo a uccidere questi portopollesi? Vediamo se riusciamo a passare da nord. Un'altra, ma basta! Ok, sono tantissimi. Qui c'è il fiume. Quindi io posso starmene qua in difesa. Vediamo cosa fanno. Mentre giochiamo con gli spagnoli da questa parte, gli assedi qua procedono. Tutta questa zona non dovrebbero essere in grado di riprenderla. Ah, attenzione, però quella zona lì la vorrei io. Lasciamo che la flotta principale li insegua mentre li rinforzi tutti a Ragusa, per favore. Questa li sta inseguendo probabilmente fino a questa parte. 60.000. E se facessi una cosa del genere? Con te? Che fai schifus, ma è quello che possiamo avere questo. Perché da qua non c'è il fiume. Però è una foresta effettivamente. Tu che leader c'hai? 3 di manovra, quindi prendiamo di sicuro il malus. No, stai fermo. Potrei andare in Spagna, però il fatto che li stiamo tenendo qua fermi vale comunque la candela. Questi dove vanno? Probabilmente ad attaccare quelli là. Eh no, questo qua però lo voglio io. Questo lo voglio io, essenziale. Ok, allora, pigliamoci le cose che interessano a me.
quindi queste due, perché questa deve andare tutta la Croazia. Qua c'è una battaglia importante, dovremmo partecipare? Anzi no, stiamo partecipando. Andiamoci questi. Vanno anche loro. Tu quando è che te ne vai? Il 31. Io arriverei il 3. Aspettiamo qualche giorno che sono loccati. Vada. Facciamo fuori questi spagnoli qui. E tu puoi andare a prenderti Valencia. Perché io credo che ci siano dentro anche i portoghesi in questa armata. Forse no, non lo so. Comunque qua. No, sono qua i portoghesi, perfetto. Quindi possiamo fare così. Ok, forse è il caso di mandarci dentro anche questi in realtà. Qua l'abbiamo vinta, anche se di poco. Qua fermati qua, finiamo questi due che sono più importanti a livello macro. Ok, qua dipende un po' dal roll. Sta andando abbastanza male però. Unisciti lì. Sta andando abbastanza male però. Beh, però con questi forse ce la facciamo. Senza marcia forzata spero basti. Cioè, se perdiamo perché arrivi un giorno dopo, due giorni, non dovrebbe succedere niente di particolare. Ok, qua chi è che c'è che rompe le palle? Facciamo fuori sta cavolo di Serbia, così non mi disturba più. Qua non si sa chi vince e chi perde, ma stanno arrivando i polacchi. Questa invece è tutta farina al nostro sacco. Che qua abbiamo vinto. L'esercito lì è completamente martoriato. Vediamo qua. Zero, dai, come fai a fare zero? Vediamo se quello polacco è un pochino più fortunato di noi. Altri 8000 di Aragona. Vediamo un po'. Sul filo del rasoio, ragazzi, Faccia così. Qua non basta neanche per fare l'assedio, incredibile. Dove le ho mandate le mie truppe? Quelle che erano qui. Ah, qua. Ok. Va bene. Pigliamo questa manualmente e le spostiamo di qua. C'è la mia flotta in giro? Chissà dov'è. Spero non sia lì. Il Mediterraneo, in teoria. Puoi prendere. Ah, le fermate? Ok, quindi loro sono qua. Non so se ne valga la pena perché. Qua non c'è il forte, no. Allora facciamo così. Due mercenari e andiamo a prenderci anche Malta. Qua è sul filo di lana, 0.15, 0.13, 0.11. No, abbiamo perso. Niente, ci abbiamo provato, ma è andata male. Ok ragazzi, interromperei l'episodio qua. Questa è stata una sconfitta abbastanza decisiva, possiamo dire così. Tutti quelli che riusciamo a salvare di mercenari vengono in Piemonte. Gli altri facciano quello che riescono a fare. E purtroppo qua però adesso non è che abbiamo perso tanti uomini. Sì, insomma, ne avremmo persi un 60.000. Però dovremmo riuscire comunque a. Cioè, in realtà questa battaglia non è andata così male perché loro ne hanno persi tanti. Però poteva andare meglio, ecco. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti.